Carissimi amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di TV Serie 80. Oggi vi voglio parlare e fare una breve recensione della seconda stagione di Elite. Se vi siete persi il mio video riguardante la prima stagione di Elite, lo trovate sul mio canale di YouTube. E invece oggi, prima di iniziarvi a parlare dei nuovi 8 episodi che compongono la seconda stagione, uscita il 6 settembre, sempre rigorosamente sulla piattaforma di Netflix, che durano circa 50 minuti l'uno. Allora, al termine della prima stagione troviamo l'uccisione di Marina da parte di Polo, perché vede che lei ha addosso un orologio veramente costoso che è stato rubato dalla casa di Carla, questa ragazza che è una marchesa, quindi che vive in un mondo benestante. Viene accusato Nanno di questa uccisione ingiustamente e quindi poi vedremo in questa nuova stagione che verrà poi scarcerato. In questi nuovi episodi troviamo dei nuovi protagonisti. Valerio, il fratello di Lu, che si chiama poi in realtà Lucrezia. Lui è molto, pensa praticamente solo alla droga, ai festini, ai party e al sesso. E ne vedremo delle belle, perché lui vorrà fare l'amore bensì con la sorella. Eh sì, perché Lu, Lucrezia, è la sorella e quindi vorrà fare l'amore con lui. Poi abbiamo un'altra ragazza molto curiosa, perché? Perché si chiama Cayetana, che vive in un ceto sociale veramente povero e basso. Infatti lei, per farsi voler bene, quindi entrare e fare amicizia insieme agli altri ragazzi di questa scuola, perché come vi ripeto, come vi ho già parlato nel precedente video, questi ragazzi appartengono per lo più a una famiglia benestante, quindi di ricchi, e quindi lei, per far sì, si inventa di tutto per farsi delle nuove amicizie. Un'altra ragazza che si chiama Rebecca, che sembra un maschiaccio, perché lei ha sempre da dire quasi con tutti. Purtroppo abbiamo anche delle spiacevoli conseguenze, cioè Christian avrà un incidente di cui perderà, non potrà camminare, e quindi qualcosa di veramente sorprendente. Si lasceranno col fiato sospeso fino alla fine degli 8 episodi. Nadia la vedremo in un'altra personalità, cioè lei non vorrà più stare dentro al negozio di frutta e verdura del padre, quindi stare sempre rinchiusa là dentro, ma vorrà fare delle nuove amicizie, quindi entrare in un mondo social, quindi insieme agli altri, quindi andrà in discoteca, inizierà a bere, inizierà a fumare, quindi proverà nuove sensazioni, ma troverà anche l'amore, quindi... non mancheranno scene di sesso, proveremo anche delle scene di droga, scene che fanno riflettere, scene commoventi, d'amore. E quindi io non voglio spoilerare altro, vi voglio solo dire che alla fine ci sarà una scomparsa. Dovete vederla, ve la consiglio, follower, mi raccomando, mettete tanti like, scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova stagione e che cosa pensate di Elite, se vi è piaciuta anche voi. Iscrivetevi sul tasto che trovate in alto, cliccate sulla campanellina per essere sempre sintonizzati e aggiornati su tutti i miei video. Vi lascio al termine con degli screenshot e ci vediamo alla prossima. Ciao!